Siamo al Comune di Osimo che si sta effettuando un convegno sullo stress e l'ansia. Relatori di questo convegno sono appunto Davide Morresi, psicologo, e la dottoressa Alessia Tombesi, psicologa e psicoterapeuta. Gli domandiamo a Davide Morresi: come mai un convegno sullo stress e l'ansia? Stress e ansia sono argomenti molto molto attuali e molto importanti in questo momento. Tutti i giorni, tutti quanti abbiamo a che fare con situazioni difficili, siamo sempre di fretta, questa crisi che imperversa, e da qui l'idea appunto di organizzare un convegno di questo tipo su argomenti che fanno parte della nostra vita comune e che sono rivolti appunto a tutti quanti, indipendentemente dall'età, dal sesso e a questo punto anche da qualsiasi tipo di etnia. Dottoressa Tombesi, come è strutturato il corso? Allora, il corso è diviso in due parti. Nella prima parte ci sarà il dottor Morresi che vi illustrerà lo stress che tanto attanaglia la nostra società, dandovi anche delle indicazioni chiare su come affrontarlo. Nella seconda parte parleremo dell'ansia, perché spesso lo stress è associato proprio a delle manifestazioni ansiose. Ringraziamo la dottoressa Tombesi e il dottor Morresi e lasciamo una buona visione a voi tutti. Quando uno è stressato, negli eventi, nelle conseguenze che ci sono a livello fisico, ci può essere la tensione del muscolo, soprattutto della schiena, dell'alto, delle spalle, del collo, uno si sente teso, come si muove, magari sembra che tiri qualcosa. Ci sono delle tecniche, che non è solo lo stretching della palestra, sono proprio delle tecniche di rilassamento. Visualizzazione e immaginazione si riferisce invece a trovarsi in altre situazioni, a prendere gli occhi, a immaginarsi, spesso con delle musiche, e ci aiuta anche questo a scaricare la nostra tensione. Io vi descrivo solamente una respirazione addominale lenta, che è una delle tante tecniche che vanno ad incidere sulla respirazione e sul rilassamento. Ce ne sono tantissime, questa è la più diffusa, qualcuno di voi probabilmente la conoscerà. Ve la dico molto velocemente, poi queste comunque sono stampate, ve le daremo all'uscita. Distendetevi, preferibilmente su un piano rigido, un tappeto, ma va benissimo anche il letto. Iniziate a respirare più lentamente del solito, ma un pochettino, non lentamente, in cui cambiate totalmente il vostro volto, solo un pochettino più lentamente. Tenete una mano nell'addome e respirate con l'addome, non con il petto. Con la mano appoggiata, sentite anche il movimento, chiudete gli occhi. Contate 1, 2, 3 per inalazione, 4, 5, 6, 7 per invece l'esalazione, in modo naturale però, non forzate l'esalazione. La respirazione è un comportamento fisico inconscio, un comportamento automatico, noi non ci pensiamo e respiriamo, punto. Provate a fare questa cosa per 10 minuti al giorno, almeno un paio di settimane. Una cosa del genere, tutte le tecniche antistress, se le applicate una volta e poi magari non fate più, o una volta a settimana, non servono assolutamente a niente, non perdeteci nemmeno tempo. Se vi ci mettete, adesso non proprio tutti i giorni, almeno deve essere una cosa continua. Vi assicuro che vi troverete meglio. Vi faccio un ultimo riepilogo su alcune altre strategie che vanno ad incidere su altri aspetti, oltre a quelli che vi ho detto. Abbiamo parlato del pensiero, di strategie che vanno a incidere sul nostro pensiero, di strategie fisiche che ci rilassano, di strategie per i nostri comportamenti. Ora andiamo a capire alcune cose che possiamo fare nei confronti dell'ambiente. Abbiamo detto che lo stress ci deriva da situazioni ambientali esterne. Possiamo andare ad agire a volte sull'ambiente, a volte no, è impossibile. E quando possiamo, noi attiviamo dei nostri comportamenti per modificare le situazioni che abbiamo e che ci hanno provocato dello stress. Intervenendo nell'ambiente, ad esempio quello del lavoro, adesso sfido io qualcuno a cambiare lavoro, però se è una situazione in cui proprio uno scoppia tantissimo, ovviamente cambia il lavoro, l'unica situazione è quella, assolutamente quella. Ad esempio, ho portato qua anche delle amicizie, se proprio uno non ce la fa più, probabilmente non riesce a cambiare il proprio amico per lo stress,
tu devi cambiare amico. Comunichiamo con chi ha problemi come noi, perché ci danno un feedback, un punto di vista diverso. Questo è quello che avviene con il gruppo, con i gruppi di autoaiuto che vediamo nei film, nel cerchio, le cose lì. Sono vere, non sono solo nei film, perché aiutano veramente tanto. Diciamo di no, l'abbiamo già accennato questo, l'abbiamo già accennato prima questo aspetto. Non possiamo essere alla mercé di tutti, non siamo capaci di avere una giornata per farlo contenti tutti, abbiamo delle cose che ci piacciono di più, delle cose che ci piacciono meno, se una cosa non ci va dobbiamo essere capaci di dire no. Gestiamo il tempo, l'abbiamo detto, evitiamo di essere troppo perfezionisti verso noi stessi. Allora, nessuno di noi è perfetto, tutti quanti siamo fatti di pregi e di difetti. Se miriamo sempre assolutamente solo alla perfezione, senza dubbio, sempre, assolutamente, e di continuo saremo stressati e non raggiungeremo mai l'obiettivo. È così, è proprio impossibile, quindi evitiamo anche di porci. Poniamoci degli obiettivi raggiungibili e poi magari li lasciamo un pezzettino per volta. Mi auguro di aver dato un input su quello che è lo stress e su come e che cosa si può fare per far fronte. Assolutamente sono consapevole che il giro di poco sicuramente non si avranno soluzioni. Vi lasceremo alla fine i nostri recapiti per avere eventuali consigli, eventuali analisi di situazioni specifiche, ma quello che conta qua è semplicemente capire che esistono certe cose e se uno dovesse sentirsi in una situazione di questo tempo, di questo tipo, capire che è possibile fare qualcosa. Se ne può uscire, assolutamente. Lo stress non fa male, gestiamolo, facciamolo diventare positivo, perché in quel momento lì, quando diventa positivo, sarà utilissimo, ci servirà veramente tanto, ma in ogni singolo minuto della vita. L'ansia. Allora, l'ansia è un fenomeno normale, inevitabile, che interessa a tutti noi. Cos'è che differenzia? Praticamente la quantità, la frequenza con cui noi possiamo provare l'ansia. L'ansia è avvertita di solito come una sensazione di attesa, come se ci stesse per succedere qualcosa di brutto, come se stesse per avvenire un'incombenza minacciosa. E praticamente noi proviamo quindi un'impotenza psichica che difficilmente sappiamo spiegare. Di solito l'ansia è anche associata alla prestazione. Se voi pensate bene, di fronte a un esame, un colloquio di lavoro, se non avessimo per nell'ansia, di solito la nostra prestazione è scadente. Se invece noi abbiamo quel giusto apporto di ansia, di solito la prestazione migliora. Quando è che l'ansia diventa un problema? Quando è eccessiva e quindi praticamente porta anche alla paralisi della persona che non riesce più ad avere alcun tipo di prestazione. Quindi riepilogando la giusta dose di ansia è positiva, mentre se l'ansia non fosse per niente presente non ci aiuterebbe nella vita di tutti i giorni. Poi anche gli stati d'ansia sono molto variabili, noi possiamo passare dagli stati molto lievi fino a delle forme acute come ad esempio gli attacchi di panico. Di solito la forma più lieve d'ansia, quella che interessa a tutti, è quando la persona si sente un po' agitato, inquieto, insoddisfatto, insomma avverte quella sensazione di malessere. Nelle forme più gravi di solito la persona prova un disagio molto più profondo, una tensione interna e spesso a volte prova anche delle sensazioni di realtà e anche di vertigini, proprio come se stesse perdendo l'equilibrio, come se le sue gambe non reggessero, fino ad arrivare alla forma più acuta che è quella dell'attacco di panico. La persona ansiosa è quella persona che dà proprio un'interpretazione distorta della realtà, perché spesso si immagina dei pericoli che non esistono, o comunque delle cose che si potrebbe anche affrontare se questa persona non fosse travolta così tanto dalla sua ansia e avesse una così poca autostima di se stesso. Perché molto spesso queste persone sottovalutano proprio le loro capacità, le loro risorse nell'affrontare determinate situazioni. Di per sé la reazione ansiosa è corretta, perché io se immagino delle cose terribili è normale che provo una sensazione di paura. Che cos'è che non è corretto? Spesso il pensiero che noi associamo a quella situazione, perché difficilmente
difficilmente la nostra paura, se poi noi la analizziamo in modo razionale, ha un fondamento logico, ma molto spesso poi, se la valutiamo a distanza di tempo, ci sembra illogica. Noi psicoterapeuti, come obiettivo, abbiamo proprio quello di cogliere tutte queste distorsioni, imprecisioni di pensiero e di farlo praticamente maturare una forma di pensiero corretto, finalmente libero d'ansia. Inoltre, se si valuta insieme a un aiuto specifico, con attenzione, tutte le azioni, tutti i nostri comportamenti, tutti i nostri pensieri, ci scopriremo con stupore che quello che magari abbiamo creduto per anni non è poi così evidente, ma molto spesso è motivato solo dalla nostra paura e dalla nostra sicurezza interiore. Quali sono i tipici errori di pensiero che usano le persone ansiose? Il primo tra tutti è l'esagerazione, ovvero una situazione di solito la persona ansiosa appare più negativa di quello che è. Si tende molto a ingigantire delle cose. Un altro tipo di pensiero negativo è il catastrofismo, no? La persona ansiosa tende a vedere ogni situazione con la peggior causa possibile. Ad esempio, una persona che si deve sottoporre a un intervento anche semplice, chi soffre d'ansia sicuramente pensa, ecco, questo intervento mi sarà fatale oppure mi creerà una grande inabilità. Per quanto riguarda l'intervento terapeutico, di solito una psicoterapia è molto importante perché va proprio all'origine dell'ansia, cerca di capire proprio da dove è nata e questo di solito l'aiuta a risolverla definitivamente. Inoltre spesso impariamo anche con l'aiuto di uno psicoterapeuta delle tecniche molto precise proprio per affrontare l'ansia e quindi evitare che questi pensieri distorti arrivino continuamente al nostro cervello. Volevo darvi anche delle istruzioni per l'uso per affrontare l'ansia di tutti i giorni. Sicuramente la prima cosa, quella più importante, è che proprio la dobbiamo accettare. Perché l'ansia fa parte di noi, quindi è inutile arrabbiarsi perché una giusta dose d'ansia va bene. La chiave proprio per interrompere uno stato ansioso è quello di accettarlo e magari semmai di capire qual è l'origine nascosta, il significato nascosto di questa nostra ansia. Un'altra cosa importante la dobbiamo osservare. Dobbiamo osservare quando l'ansia sale e quando l'ansia diminuisce, perché spesso quando sale e diminuisce si associa sempre degli eventi particolari della nostra vita. E dobbiamo cercare di avere anche un atteggiamento il più possibile distaccato, magari facendoci un po' dell'ironia. E poi dobbiamo sempre pensare che l'ansia non siamo. Cioè l'ansia sì, fa parte di noi, della nostra vita, ma noi siamo fatti anche di cose positive, di risorse. È una cosa che ti sta attraversando in questo periodo, però non vuol dire che noi siamo solamente ansia. Inoltre, come dicevo prima, l'ansia in piccole dosi va bene, perché comunque è una reazione istintiva che ci è data proprio dalla natura e che nell'antichità aiutava anche le persone a sopravvivere. Inoltre, anche se siamo di fronte a un episodio ansioso, dobbiamo continuare ad andare, non fermiamoci. Magari cerchiamo di controllare la nostra respirazione, ma proseguiamo anche lentamente, perché cosa succede? Che se noi ci fermiamo, l'ansia di per sé magari diminuisce, però aumenta la paura, perché cosa succede? Aumenta il terrore che noi non siamo più in grado di fare quella determinata cosa e quando ci ricapita la prossima volta di affrontare quell'evento saremo paralizzati. Invece se noi continuiamo comunque a fare, anche rallentando, la nostra ansia, la nostra paura dopo poco si placheranno e noi continueremo a fare tranquillamente quello che stavamo già facendo. Inoltre dobbiamo cercare anche di evitare il pensiero catastrofico. Allora, quando voi siete in preda proprio a questo momento ansioso, cercate di pensare alla peggior conseguenza possibile della vostra paura. La buttate giù anche proprio su penna e alla fine vi rendete conto che poi la cosa peggiore che può accadere difficilmente accade e quindi praticamente saremo pronti anche a prendere ciò che viene. Inoltre dovete anche sapere che questi sintomi, anche l'attacco di panico stesso, sono dei sintomi fisici, ovvero spaventano tantissimo, però non sono pericolosi per la nostra vita, non si corre un pericolo fisico. È un dolore intenso a livello psicologico, però non c'è un reale pericolo per la nostra salute fisica. Inoltre, quando ci capita un momento ansioso, di solito dura poco, ha proprio il suo limite di tempo.
Di solito il momento ansioso dura di più e quando noi in questo momento continuiamo ad avere sempre pensieri ed immagini negative. È come se noi ogni volta con il nostro pensiero ci spaventiamo. Inoltre possiamo usare una tecnica che è molto importante, che è la tecnica della diversione, ovvero quando capiamo che siamo in un momento ansioso, dobbiamo concentrarci su qualcosa che non c'entra niente con la nostra ansia. Ad esempio, lo studente che va a fare un esame può concentrarsi magari sui suoi colleghi, cercando di immaginare quale possa essere la sua vita. Magari si aiuta a descrivere anche dei particolari, anche a voce alta, quindi cerchiamo in tutto e per tutto di distrarci. Inoltre, un'altra cosa importante è porsi dei piccoli obiettivi. Dobbiamo affrontare le situazioni che ci spaventano per piccoli passi e poi soprattutto dobbiamo riconoscerci i risultati che otteniamo. Anche perché spesso noi agiamo e non ci riconosciamo le cose che facciamo, tendiamo sempre a vedere il negativo. Invece no, è importante riconoscere che comunque, anche se è un piccolo passo, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti. E poi, se capiamo che ancora non siamo in grado di affrontare il nostro obiettivo, non importa, si vede che ancora è troppo presto, ci arriveremo piano piano. L'importante è avere dei piccoli passi alla volta. Ad esempio, la persona che non riesce ad uscire di casa da sola perché ha paura può fare dei pochi metri alla volta e già essere soddisfatta di questo. E poi, man mano, nel momento in cui acquista sicurezza, perché comunque riceve dei feedback positivi dal fatto che comunque già è riuscita ad uscire di casa, riuscirà sicuramente gradualmente a percorrere più strada. Inoltre bisogna sempre considerare, prima di affrontare una situazione ansiosa, i fattori di soccorso. Ad esempio, lo studente ansioso cosa può considerare come fattore di soccorso? Si può concentrare sulla sua proficua preparazione che dura da mesi e mesi, oppure sul buon risultato che ha avuto negli esami precedenti. Quindi ci dobbiamo tenere in mente tutte le cose positive che abbiamo fatto finora e sicuramente ci verranno in aiuto nel nostro momento ansioso. Inoltre dobbiamo cercare anche di essere razionali, dobbiamo considerare ogni evento sempre alla luce della logica e del grado di probabilità che questa cosa che noi temiamo effettivamente avvenga. Grazie.